E siamo pronti per partire. 11 ore e 37 con una macchina normale, praticamente 24 ore con questa, considerando che mi fermerò a dormire da qualche parte, ci teniamo in contatto. Chilometri 37.530 chilometri, va bene. Appena partiti, appena si sente un rumore, bisogna subito chiedersi che cosa sarà successo. Clink! Che cos'è? Una pietra, una vite che è caduta? Mancano ancora 11 ore e 17 minuti all'arrivo con una macchina normale. La Watts agli 80 all'ora, la velocità cambia e quindi gli orari cambiano. Mi fermerò da qualche parte, molto probabilmente in Austria, quello che vogliamo. Siamo liberi. In ogni caso, let's see how it goes. Siamo in direzione Slovacchia. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. Volevo fare la strada normale, senza prendere la superstrada, ma mi ci vogliono 17 ore così, nude e crude, considerando la macchina, mi ci vogliono come minimo 3-4 ore in più. Però mi prometto che al ritorno voglio fare la strada normale, però da Venezia. Capito? Da Venezia voglio fare la strada normale. Hopefully we can make it. Speed camera. Let's see how it goes, così almeno mi dà una registrazione forse migliore. I vetri sono un po' sporchi. I should clean them up. La temperatura è sui 18, 19, forse anche 20. In effetti fa caldo, ma qui fa caldo anche se fa freddo, nel senso che il motore è caldo. Accendo il riscaldamento. Mi sono fermato a comprare delle sardine, sardine, delle sardine sott'olio.
e mi dovrò fermare a mettere extra benzina, perché per il momento ho messo il gas, ho messo anche della benzina nella tank numero 2. Guarda questo, non sa dove andare. Nella tank numero 2, e quindi adesso mi conviene mettere della benzina nella tank numero 1. Perché questo? Perché mi conviene tenere l'LPG nell'ultimo percorso, perché in Austria sull'autostrada non c'è LPG, cioè ce ne sono solamente due. Uno all'inizio, alla fine. E praticamente, se io lo metto adesso, arrivo che sono in merda. Invece adesso metto la benzina, e la benzina costa di più, ma consumo di meno. Allora bisogna giocare un pochettino su questa cosa. Ma conviene? Conviene? Dimmi, conviene farsi tutti questi problemi? Tutti questi conti? In 400 meters, at the roundabout, take the first exit. Guardone. E vai, che andiamo. Domenica oggi non ci sono. Ah, qua dov'è la benzina? Qua? È di qua? Andiamo a metterla, va? Conviene metterla. Praticamente c'era la linea per il Covid, cioè se però sei in transito solamente, cioè che tu vai in Italia, come nel mio caso, non devi. E quindi siamo stati lì a parlare della macchina, la fila di dietro che si faceva, però sai, parli con la polizia, anzi con i doganieri, e ok, non c'è problema. E mi hanno fatto vedere le foto sul telefonino della, che cazzo si chiama, che mi hanno scritto anche. Sono partito alle 9:30, adesso sono 11 ore di viaggio. 11 ore di viaggio, praticamente dovrei arrivare alle 9 di sera, no? Più o meno 11 ore. Vabbè, vogliamo fare alle 8? È impossibile. Con la UAZ non arrivi neanche 12 ore dopo, ti devi aggiungere un po' di ore. Difatti, nonostante sia arrivato in Austria, adesso mi mancano altre 7 ore.
e sono le 6, no? Sono le 6. Oramai è già passato Vienna, allora mi incontro in una coda chilometrica.
Immagina, era per entrare subito uscito da Bratislava. Google Maps mi ha fatto uscire dalla strada principale passando da lì. Non l'avevo mai fatta, ma diciamo, ma vabbè, dai, prendiamola. Ok, quindi coda chilometrica. Immaginavo che ci fosse stato qualche controllo dei passaporti, no? Tutte queste robe. Finalmente arriva il mio turno e i ragazzi alla dogana mi fanno: dove vai? Bah, cerco di andare in Italia. Che macchina è? Una Watts. Devi prendere questa, mi fanno vedere. Allora mi hanno dato il nome, che me l'hanno anche tra l'altro scritto, c'ho il foglio. Devi prendere questa e gli faccio show me on internet. Wait, wait. Allora mi fanno vedere in rete sul telefonino un un gippone militare. Gli faccio: this is a fucking car. E quindi niente, sono messi a ridere, simpaticissimi ragazzi. Niente, quindi parliamo di una cosa, dell'altra, della Watts. Mi fanno vedere appunto la macchina, bel gippone militare austriaco e diesel tra l'altro. E allora aspetta, e allora dopo che cosa? E poi gli faccio: scusate, ma perché mi sono fermato? Perché ci siamo fermati qua? Perché mi sono fermato? So, why do they stop here? Because of COVID control, COVID pass. Ma siccome tu vai in Italia non hai bisogno, perché sei in transito. Ah, ok. Ok, poi gli faccio: ciao ragazzi, ciao ragazzi, mi fanno loro e via si parte. Prima scenetta, seconda scenetta. Insomma, cammina, cammina. Tra l'altro rifaccio tra l'altro una strada che avevo fatto con la Vespa anni prima. Dallo stesso punto, da Tresna fino a Venezia, e l'ho rifatta adesso con la macchina. Mi fermo quindi in un benzinaio, perché fino adesso ho usato la benzina. Terminato, sono andato avanti con la benzina. Ho detto: vado avanti con la benzina perché dopo so che in Austria gli impianti gas e LPG non ci sono, o comunque devi uscire. Ok, allora mi fermo lì al distributore. Caspita, dei distributori dove non c'è nessuno, è tutto chiuso, devi mettere la carta, io non so mai come fare. Allora ho chiesto uno: how does it work? Ah, you just have to place the card and it does everything itself. Ah, ok. Però dopo, tra il dire e il fare, cazzo, devo mettere la carta. Quello lì è partito, se n'è andato. Ok, va bene, metto la carta. Di fronte a me c'è un tipo vestito militare, però era giusto col vestito militare. Era uno che si era vestito così, ma niente di che. La macchina era una macchina normale, una utilitaria. Bene, allora cosa succede? Niente, ok, parlo da solo. Allora mi inserisci la carta, poi seguo le istruzioni, schiaccia il pulsante, ok, autorizza la carta, ok, quale distributore, ok, numero 4, ok, e tutto questo lo ripeto a voce alta, e intanto c'è l'altro dall'altra parte che sta ascoltando, ma siamo in Austria. E quindi magari può dire: questo qua è italiano, parla da solo, no, whatever, ma a me che me ne frega. Ok, comunque, allora schiaccia il numero 4. Come ho finito di schiacciare il numero 4, il tipo di fronte mi fa: e adesso metti il PIN. Era italiano. E adesso metti il PIN. Ah, grazie, grazie, bravissimo, bravissimo. Qualche giorno prima invece, ancora un'altra storia, qualche giorno prima invece sono andato il mattino, ho accompagnato il figlio a fare l'esame della patente, e al ritorno mi fermo dal panettiere
e volevo comprare due brioche. E quindi, fuck, però non volevo cambiare 50 slot, no, per pagare 6 slot. E quindi pago con la carta. Ok, la carta non funziona. Vabbè, allora la tipa non funziona. Ok, vabbè, allora la ribettiamo e gli faccio: è impossibile che non funzioni. Sarà sicuramente il vostro terminale di merda che avete che non. No? Comunque, vabbè, dai, ripeto l'operazione. Niente, non funziona. Nel frattempo arriva uno dietro. E io comunque avevo già cambiato idea, vabbè, guarda, tieni i tuoi ponche, le tue brioche e basta. E quindi faccio per andarmene. Il tipo mi chiama: "Hello, hello, this is for you, this is for you." E praticamente mi dà la borsa dei ponche, delle due brioche. E gli faccio: "No, no, no, grazie, perché non ho il cash." "No, no, it's okay, it's for you, it's for you." Cazzo, grazie, grazie. Peace and love. E quindi, eccetera. Nel frattempo che vi ho raccontato queste storiette, ho appena mangiato due noci con un po' di cioccolato e uno yogurt. Ecco qua la mia borsa frigo. E sono qua sdraiato con l'affare aperto perché fa abbastanza caldo qua. E adesso con questo qui aperto si sente l'arietta che entra, si sta benissimo. Perché praticamente sono partito alle 9:30, però ho guidato fino adesso, il motore è molto molto caldo. E allora ho detto basta, adesso mi fermo un paio di ore, mi sdraio, come si vede, no? Sta benissimo, ed eccetera, insomma. Capito? E quindi niente, adesso mi riposo un paio di ore e dopodiché riparto. Di fronte a me c'è un Ford molto bello, che è inutile che lo faccio vedere così, perché non si vede, dovrei farlo vedere così. Un Ford di quelli lì cabinati, no? Con la capottina lì rialzata. E lì è un altro vivere, dai, è un altro vivere. L'altro giorno guardavo la Volkswagen California, il T6. Ha qualche pecca nelle USB, no? Però è un'altra comodità, è un'altra comodità. Non che io qua sia scomodo, l'unico problema è la crisi esistenziale mentre guidi, perché non sai mai, fuck, che capiti qualche cosa, capito? Ogni volta che ritorno, difatti, devo guardare se perde olio. E non sai mai, siccome è già capitato a più personaggi che hanno la Watts che gli si toglie totalmente il blocco motore, no, l'albero motore che gli si toglie totalmente, fuck, non vorrei che succedesse anche da questa parte. E si è capitato anche ad altri personaggi che gli hanno perso benzina, che la crista, la tanica è proprio, si era sfatta. E sono proprio cose che non vorrei capitassero. E quindi niente. Ed è set, adesso mi riposo un paio di orette così e dopodiché sono pronto per ripartire. Sono qua in questo autogrill, Rusted Plaza, da qualche parte, comunque molto dopo Vienna, sono già in direzione. Comunque mancano ancora 7 ore, apparentemente 7 ore. Apparentemente 7 ore, possono essere anche di più, perché agli 80 all'ora sono di più. E quindi io faccio così, adesso mi riposo un attimino, dopodiché riparto e dopo quando mi viene l'abbiocco mi fermo un'altra volta e vado a dormire e poi ripartirò al mattino. L'unico problema è che oggi, cioè questa sera, riparteranno anche i camion. Ecco il tipo, allora il tipo, come si chiama? Il doganiere mi ha scritto, no? Il foglio, come si chiama quella macchina, guarda che roba. Pinzgauer, insomma una camion jeep mega structure. Carro armato, ma dove vado?
nel frattempo quella sorta di accendisigari che avevo rosso mi è durato 3 anni praticamente. Ha finito la sua vita, è morto oggi. A un certo punto si è spento. Forse c'erano troppe USB attaccate. Comunque ha finito la sua vita. Lo proverò a riattaccare più tardi, ma oramai l'ho già eliminato, l'ho già tolto. Adesso ho messo questo qui, che questi non sono il massimo perché non hanno l'interruttore, quindi vuol dire che sono sempre accesi e si mangiano la batteria. Capito? È importante avere un interruttore che proprio dà un switch off. E invece questi qua sono sempre accesi. Capito? Ecco, siamo ripartiti, abbiamo fatto un'ora di riposino, poi uno ha chiuso il cassone, mi ha svegliato, no? Adesso vado qua, in questo Rastplatz, dove qui ci sono degli ottimi caffè. Vedo che c'è parecchia gente, fuck it. Tutti hanno conosciuto l'ottimo caffè che fanno qua. Mancano 7 ore e ho fatto praticamente 500 km. No, me ne mancano 643. Dovrei apparentemente arrivare alle 2 del mattino, ma non arriverò mai. St. Moritz, direzione St. Moritz.
Moritz, Dogana, Dogana not in operation. Dogana non operativa, questa, ci sarà l'altra operativa.
Buona, questa dovrebbe essere aperta, invece vedo che è chiusa anche questa, dogane chiuse.
Siamo al Bernina. L'altro passo era chiuso, quindi bisognerà fare quello del Forcola. Mascherina, ma non può essere girare con la mascherina qui per le montagne, ma è da idioti. Second exit.
Bene. Che ore sono? Le 7 meno 10. Inizieranno a fare i lavori qui al Mottolino. Questa notte ho dormito qua. Dormito benissimo. Sono svegliato adesso. Ieri sera sono stato al gufo a mangiare pizzoccheri e poi la pizza. Una pizza gufo. Fatta con un doppio... come si chiama? Doppia lievitazione. Buonissima che era. No? E due bicchieretti di vino bianco. Ma niente di che. Ma dove la metti sta bene, eh? Anche se vado a Monte Carlo al casino. Di fronte alla costa francese. Dai, ma sta benissimo, si vede come un gioiello. La semplicità. Piccolo asse di legno, capito? Per metterti le cose in piano va benissimo. Serve sempre. Capito? Fa freschino. Qui entri nei locali. Mascherina, per favore. Mascherina. In Polonia nessuno ti caga. Se la vuoi mettere, la metti. Se non la vuoi mettere, non la metti. Nei centri... Nel supermercato, per esempio, la devi mettere. Cioè, mi è capitato di andare all'Ocean e all'entrata ti dicono, metti la mascherina. Ok. Se no, distributori di benzina, non c'è problema. Qui, invece, metti la mascherina. Ma rompete. Mascherina. Bonus vacanze. Dunque, ho il bonus vacanze del quale mi hanno fregato. Lasciamo perdere. Solo in Italia. Fuck in Italia. Comunque vabbè. Ho il bonus vacanze di un tot di euro. 500 mi pare, di questi 500 sono già 450, non so come mai. Comunque se io vado in un albergo con il mio bonus vacanze di 450 euro, e però di questi 450 ne usufruisco, ne occupo, ne uso solamente 150, il rimanente viene cancellato, non è più usufruibile. Ma perché? Bastardo. Ma perché? In Polonia puoi usufruire fino a esaurimento. Vai da una parte, vai dall'altra, fino a esaurimento. No, qui in Italia, fa che in Italia, non è così. Quello è arrivato fino a un certo punto, cioè arrivi, quanto è speso? 150. E il resto? Mi dispiace, niente. Ma guarda che sono proprio teste di morfatti, porche... Ma Dio... Italia. Ridendo e scherzando, il caffè è pronto. Oggi funziona. L'altro giorno non funzionava. Per 2 o 3 giorni continuavo ad accendere e spegnere, niente da fare. Non si accendeva niente. Ora funziona. Oggi penso di andare alla sauna. Perché fa fresco. Nonostante abbia preso il caffè dalla mia Blaupunkt questa mattina per dare vita all'italianità che ho nel DNA, e nonostante proprio l'Italia sia comunque per dare vita all'italianità che ho nel DNA, sono andato al bar a prendere il caffè con la brioche. Solo per quello.
non avevo voglia né di brioche né tantomeno di caffè. Però ho dovuto dare vita all'italianità che mi spingeva, no? Adesso speriamo che questo sia aperto. Ecco un prezzo normale del GPL, 55. Ma che caspita, no? Non è che si può pagare un euro. Dai, comunque va bene, dai. Oggi sarà temperatura esterna più 3. Guarda. Panoramica. Tre anni fa, più o meno in questo punto, praticamente lì dove c'è la chiesetta, avevo fatto il mio primo filmato della Watts, appena comprata. Di Livigno. Ah, l'acqua buona! Ah, ah, ah. Però è già ora di ripartire. Ciao Livigno. Un giorno è stato abbastanza. Ho fatto quello che dovevo fare. Thank you and goodbye. Direzione Forcola. Risalendo, ma se penso alle volte che l'ho fatta in bici, mamma mia, sto ancora sudando adesso. Questa era la parte finale. Non sembra, ma si arrampica. Con la Watts adesso sono in terza e già devo mettere la seconda. Va su di giri, però dopo sono costretto, capito? Va su di giri, metto la terza, capito? Ci sono ancora i solchi della lingua che mi strusciava sull'asfalto con la bicicletta. Mamma mia! Tuttavia si arrivava qua, qui Lugana sempre chiusa. Si arrivava qui, sulla cima del passo Forcola e poi giù fino in Svizzera.
perché i bambini appena vedono la Watts ti salutano subito. Right. Perché io non guido una macchina qualsiasi, capito? Io guido una Watts, cioè tutta un'altra, no? Tutta un'altra immagine, tutto un altro viaggiare, chill, non mi sembra, però chill, capito? Nel senso, io non guido una macchina qualsiasi, io guido una Watts.
Fantastic versione sub. Ma dai, ma questa è una macchina, ma guarda, ma dai, ma non è vero, ma dai, ma che macchina è? Gli amanti dei cani. Questo si è caricato il cane, un Labrador, dentro il cofano. Non dentro la macchina, dentro il cofano, che è nella macchina. Ma vaffanculo, ma stacci te dentro il bagagliaio. Adesso è 10 minuti che si sistema gli occhiali, no? Si pulisce gli occhiali, hai capito? Il cane là dietro, nel bagagliaio. Amanti dei cani al muro. C'è sempre gente che gira. Chi fa le foto, commenti. Mezza e i chilometri sono questi 40.000